Buongiorno amici di Caccia Passione, siamo EOS 2024 qui a Verona e vi stiamo raccontando le novità dagli stand. Siamo in uno stand storico, siamo nello stand della Blaser e siamo in compagnia di Elia, ormai un volto noto che ci dà tutte le indicazioni tecniche su quelle che sono le novità di quest'anno. Parliamo della K95, il basculante di casa Blaser. Esattamente, quest'anno come novità abbiamo portato praticamente delle calciature nuove. K95 resta lei, nella sua meccanica, nella sua costruzione. Quello che siamo andati a cambiare, a ricercare, sono delle calciature nuove con caratteristiche magari diverse da quelle che esistono tuttora. Quindi partiamo dalla K95 Sacces, che quindi è una calciatura in legno grado 3, con questa diciamo impugnatura tumble a pistola, bella, e con questo poggia guancia leggermente rialzato. E anche con la parte della stina diciamo in nera, in ebano. Successivamente presentiamo anche un'altra calciatura, più che calciatura, una bascula con cartella lunga, questa è la nuova Black Edition, il K95 Black Edition, che esce con un legno grado 6 e appunto la novità più grande è questa cartella molto classica, allungata, con le viti a vista. E anche qui fino alla stina in ebano nera. E infine quella una nuova più, sembra più tecnologica. Esatto, quella più innovativa, più tecnologica, è la nuova K95 Ultimate Carbon, che prende il posto di quella che già era presente a listino, cambiando alcune cose. Prima di tutto l'impugnatura resta tumble, ma siamo andati a cambiare il tipo di carbonio. Prima era un carbonio lucido e si poteva avere solamente con la pelle, adesso abbiamo scelto un carbonio opaco, ancora più leggero del carbonio, quello con la forma diciamo lucida, e senza pelle, si può avere sia con che senza pelle. La pelle diciamo aggiunge un po' di peso, quindi sul modello base abbiamo preferito mettere l'elastomero così da ridurre al minimo quello che sono i pesi per questo, per tipo questo di modello di arma qua. Certo, esattamente. Quindi insomma tre novità, ma non novità, nel senso sono delle novità su uno studio, su un abbellimento di un prodotto già, esatto, di base di altissimo, esatto, livello. Sia nuovi tipi quindi di scelte di bellezza, ma anche di tecniche, perché era stata molto richiesta la calciatura tumble in legno per tenere una sorta di mix tra innovazione e tradizione, certo. Perché prima era presente solo in versione polimerica la tumble, quindi questa era stata molto richiesta. Chi vuole avere comunque la praticità del tumble, la sicurezza del tumble, ma vuole comunque tenere la tradizione, quindi avere il legno su questo tipo d'arma che richiama molto il legno, ma vediamo che però le vendite ci dicono che il polimero, il carbonio è molto molto richiesto anche su questo tipo. Questo mi ricollega a quello che dici, perché da questa l'idea di questo scambio di informazioni tra l'azienda e il cacciatore, l'utente finale, quindi c'è un dialogo aperto dove i suggerimenti del cacciatore vengono accolti e vengono realizzati. Chiaramente sì, no, ogni anno noi siamo con le orecchie aperte e sentiamo quello che ci chiedono, sentiamo le domande che ci fanno. Ovviamente l'azienda quando va a produrre qualcosa o ha l'intenzione di produrre qualcosa ci chiede e noi diamo questo feedback di ritorno che insomma serve assolutamente, perché questa è la... Bisogna seguire quello che vuole il cacciatore. È indispensabile per realizzare prodotti di eccellenza così. Esattamente. Elia, grazie mille. Grazie a te. Ci vediamo presto.